Pamela Prati, dopo essere stata espulsa dal Grande Fratello, ha abbandonato la casa nella maniera più infelice possibile, senza nemmeno salutare i colleghi con cui ha condiviso l'esperienza in queste 3 settimane. Ma non solo, appena è arrivata in studio, dopo aver fatto ingresso tra il gelo del pubblico in sala, ha anche litigato con Alfonso Signorini. In realtà, viste le sue molteplici scenate, la produzione non era nemmeno sicura che Pamela sarebbe arrivata in studio. Poi Ilary Blasi annuncia che alla fine qualcuno è riuscito a portarcela. Il suo ingresso è silenzioso. Nessun applauso, nessuna parola. Tanto che la stessa Pamela dice: «Mamma mia, come siete freddi!» Dopo qualche secondo la Blasi le domanda com'è stata la sua permanenza nella casa del Grande Fratello VIP. E la Prati inizia: «Sono stata dentro ben 3 settimane. Per una che soffre di claustrofobia è tantissimo. Vi sfido a stare in quella cantina». Poi quando Alfonso Signorini le dice: «Scusa Pamela, ma non è uscito niente di te. Ti sei lamentata tutto il tempo, dall'inizio alla fine. E poi con i tuoi coinquilini non ti sei comportata per niente bene». L'ex showgirl risponde duramente: «Alfonso, stai zitto. Sai cosa devi fare tu? Devi continuare a fare l'opinionista, cioè continua a dire cazzate». Il direttore di chi è rimasto scioccato, senza parole. Poi si è alzato e le ha stretto la mano replicando: «Ad ognuno le sue cazzate». Il pubblico era palesemente a favore di Signorini. In realtà Pamela Prati, da questo Grande Fratello VIP non esce per niente bene. Ha fatto una pessima figura, manifestando più volte mani di grandezza che forse, sotto sotto, esprimevano delle sue frustrazioni. Se ti è piaciuto il video, lascia un mi piace e iscriviti al canale. Grazie.